Vi voglio fare una mezza promessa: voglio provare a portare il Bari in Champions League.
Ebbene sì, ragazzi, la promessa è quasi mantenuta. Perché dico quasi? Perché vedete la classifica, ragazzi. Siamo al secondo posto, 76 punti, però ci stanno Juve e Napoli che vincendo potrebbero superarci addirittura. A noi tecnicamente per la differenza reti, scontri diretti, via dicendo, ci basta un pareggio. Una sconfitta ci porta proprio nel baratro, veramente potremmo rischiare di arrivare quarti, quindi è tutto nelle nostre mani, anzi nelle mie mani direi. Giochiamo contro la Roma, quindi una squadra che comunque è sesta in classifica, speriamo non voglia attaccarci più di tanto, ragazzi, perché veramente giochiamo fuori casa all'Olimpico, non è semplice, perché ragazzi ho portato un po' stile film questi ultimi due episodi, sia per fare un qualcosa di un po' originale e sia perché ragazzi ho... Ora mi sto un po' ripreso. Ecco, ho una tosse, un raffreddore assurdo, quindi era per portarmi avanti con gli episodi, un mal di petto assurdo. Comunque, ci proverò. Comunque, gioco Oscar, ragazzi. Non so se avete visto un po' in questi ultimi episodi, Selke è diventato un 80 e ha fatto tanti di quei gol. Infatti è super capocannoniere, ha fatto tipo 36 gol, assurdo. Poi, ragazzi, poi... Anche Lasagna ha dato il suo contributo, Conti è diventato un 80, Merkel ha giocato alla grande, anche se stavolta faccio giocare Zanellato. Veramente ci siamo divertiti. Lascerò questo Bari qualora dovessimo centrare la qualificazione alla Champions League. Però adesso c'è l'ostacolo Roma, leggenda, 4 minuti, sereno. Si va nel match. All'Olimpico di Roma, ragazzi. Scusate. Con una tosse incredibile siamo qui, pronti per cercare di battere la Roma. L'Olimpico è caldo, ci sono tanti tifosi, non me l'aspettavo. Noi siamo carichi, si comincia. Recupera palla Conti, ragazzi, dobbiamo partire subito a mille, altrimenti la Roma può farci davvero male. Andiamo così, Barella prova il cambio di gioco verso Ferrari che viene anticipato dai Turbe. È scattato i Turbe, ragazzi, occhio perché qui è pericolosa, per fortuna non c'è nessuno in area, però sbuca Schick e arriva l'1-0. Non poteva iniziare peggio di così la partita, ragazzi. Arriva l'1-0 di Patrick Schick e siamo nei guai. Forza Bari, mamma mia. Svegliamoci, ragazzi, svegliamoci. Serve una reazione immediata, ragazzi. E so che i miei giocatori possono farcela. Dai così, Barella, subito il pallone dentro. Anticipa Morfeo. Cercherò di mettervi tante azioni, tanti commentari in quest'ultima partita perché veramente è decisiva. E ancora di più perché siamo sotto nel risultato. Quindi sarà veramente dura. Attenzione a Brent, prova ad andare. Lo fermiamo. No, attenzione, stiamo rischiando non so quanto. Spaziamo via e proviamo a ripartire in contropiede. Ma chi è questo Morfeo che fa il fenomeno? Mannaggia lui, Willems, atterrato. Vai col contropiede. Fazio, il generale, ci mette una pezza. Dai Zanellato con le tue geometrie. Perfetta la palla Oscar. C'è ancora un passaggio dentro, ancora Lasagna. Lasagna perde i tempi, ma recupera Oscar. Vai Oscar, mettila. Va bene Oscar, ancora per Lasagna. Lasagna attende l'inserimento. C'è Conti col destro, Fazio. Mette il gambone. Bravo Krešić. Ripartiamo così, rapidi. Perfetto, Lasagna, tieni questo pallone. Vai Lasagna, bravissimo. Tienila, attendi il terzino. Eccolo Ferrari, giocatore della primavera. Serve Oscar. Vai che c'è il passaggio dentro, Conti. Madonna, che intervento ha fatto Fazio sta facendo la partita della vita. Non so come, ma sta facendo veramente la partita della vita. Dai ragazzi, abbiamo battuto tutti. Abbiamo battuto la Juve, il Milan, chiunque. Giusto adesso dobbiamo cadere, giusto nell'ultima partita. Io spero di no, ragazzi, dobbiamo metterci l'anima. Eccolo, vai Zanellato, tu non corri tanto. Mettila dentro, mannaggia a te. Vai Barella, passaggio per Conti. Conti, serve Zanellato. Ancora pallone dentro, Lasagna. Selke la mette in mezzo. Scar, troppo dietro. La palla non si sa come mi è arrivata. Si gira Scar, ma questo Maffeo, no Morfeo, Maffeo. È incredibile, è sventa la minaccia. Però noi qui andiamo di testa con Krešić. Giocatore granitico in difesa. Che giocatore. Andiamo così, Barella. Passaggio dentro. Si gira. Selke. Vede Oscar. Oscar col sinistro palo e poi arriva Lasagna.
1-1 Kevin Lasagna. Che giocatore, ragazzi. Sto finendo la voce, ma non importa. Siamo sull'1-1. Sì, così ripartiamo. Conti, vai che è partito Lasagna. Lasagna, difendi il pallone. Perfetto per Selke. Selke oggi non vuole giocare, però vedete, ci mette sempre la sua voglia, la sua cattiveria sotto porta. Che giocatore. Vai Oscar, vai Oscar, mettila dentro. Declazione calda. Conti col destro, la palla resta lì. Lasagna! 2-1, doppietta di Lasagna. Qua sono stato fortunatissimo, ragazzi. Serie di rimpalli assurdi, ma per fortuna abbiamo ribaltato il risultato. Guardate qui, rimpallo assoluto verso Lasagna, che proprio è arrivata la palla precisa dove doveva arrivare. Questo è un segno del destino. Dobbiamo andare in Champions League. Eccolo Ateboer, fedelissimo dalla Serie B. Andiamo così. Bella l'azione, recupera Danielino De Rossi. E c'è Patrick Schick, che veramente, madonna Bani, il nostro capitano. Che giocatore incredibile. Bella la verticalizzazione. Oscar, vedi Selke, vedi Selke. Selke, nell'ultima partita voglio il tuo gol. Selke, Selke! 3-1, ci pensa lui. L'ho detto che volevo il suo gol. 3-1. E si vede che la Roma ha mollato. Guardate, lì rientro secco. Praticamente i difensori mi hanno lasciato una prateria. E Selke lì non può sbagliare, lo sappiamo. Entra Anderson al posto di Ferrari, che è stanchissimo. Ormai direi che la Champions League promessa è quasi arrivata. Eccolo Selke in possesso di palla. Conti, vedi ancora Selke. Selke deve frenare. Vede il movimento lì ancora di Gil, se non sbaglio. O Oscar, no Oscar, perché Gil non gioca. Mettila dentro, no, sbagliamo tutto. La palla è ancora buona. Attenzione, Oscar col mancino. Ellison dice che i gol da lì non valgono. E ricomincia, Selke la giocata. Ragazzi, ma avete visto il gol di Selke di tacco contro non mi ricordo che squadra? Mi sembra proprio la Juve, tipo. Spettacolo puro, ragazzi. Adesso andiamo in pressing. Voglio farvi vivere gli ultimi minuti di gioco, perché veramente è una festa qui. A Bari non si capisce nulla, ragazzi. Cioè, veramente caroselli in piazza. Tutti estasiati di andare in Champions League. Grazie a Mister Ricky. Occhio a Pellegrini. Bella la giocata. Ora tutto in live, tutto diretta. Maffeo può metterla dentro. Ancora i turbe, i turbe. Prova a chiudere. Bravo Scar. Ripartiamo, ripartiamo così. Tutto di prima. Mamma mia che ripartenza, ragazzi. Poggiati Lasagna. Eccolo Conti. Conti tiene il pallone. Lasagna deve metterla dentro. Vai che c'è. C'è Selke col sinistro. Ellison ci mette il guantone. Qui nel frattempo facciamo entrare Merkel. Mamma mia, calcio d'angolo. Mi sento che possiamo fare gol su questo calcio d'angolo. Vai di testa. La palla resta lì. Zanellato prova il gol della vita. Zanellato, palo. E vediamo se è buono o no. Fuori gioco, mamma mia che gol stava facendo Zanellato. Vabbè, segnava così, ragazzi, cadeva giù lo stadio. Anche se siamo all'Olimpica e non a San Nicola, ma veramente sarebbe stato incredibile. Qui va il rinvio Allison. Vai, via sta palla, via sta palla. Va bene così. Ormai siamo in assoluto controllo. Barella, bello. Lo stop e vai. Vai col passaggio. Ancora Conti, allarga il gioco. Ormai è scoperta la Roma. Merkel, Merkel di sinistro dovevi tirare, perché hai tirato di destro? Qui facciamo entrare Teglio al posto di Zanellato. Standing ovation per lui, si alzano tutti in piedi. Barella, la palla dentro, esce Ellison, ancora la mette giù Teglio, non deve perderla. Dai che qui si sono allungate le squadre. No, esce Gonalon, ancora pallone dentro. Merkel col destro, palla fuori, brivido per la Roma. Ma ormai la partita direi che è finita. E ora, ragazzi, possiamo praticamente dirlo. Siamo in Champions League. Il nostro Bari è in Champions League. Vai che facciamo ultima azione. Vai così, mettila che c'è Selke. Non ci credo, vai. Conti, segna anche Conti. 4-1, annientata la Roma, che ormai era in attacco totale. Ragazzi, che vi devo dire? È stato quasi 40 episodi, è stato un cammino assurdo, quasi 40 episodi con questa carriera col Bari. Mi avete supportato, mi fa piacere e veramente mi sono divertito un sacco. Ora andiamoci a vedere un po' le statistiche, come è finito tutto il campionato. Nel frattempo, ragazzi, volevo dire che inizierà la mia nuova carriera, ovviamente. Ho scelto l'Atletico Madrid. Vi ho messo un sondaggio, tra l'altro 49 milioni e mezzo. Rendetevi conto.
per essere arrivati secondi, immagino. Siamo arrivati secondi, sì, perfetto. Ha vinto il campionato il Milan. Vabbè, vincere il campionato sarebbe stato troppo. Vi dicevo, farò la carriera con l'Atletico Madrid. Ho messo un sondaggio sul nostro canale e è stata più votata magari l'Ajax, ok, seconda Atletico Madrid. Perché vi dico che non voglio scegliere l'Ajax? Scusate, la tosse è una costante, un po' come Fabio De Nuzzo, la tosse è una costante. Perché non prendo l'Ajax? Perché vorrei giocare in quest'altra carriera con giocatori un po' più formati, un po' più grandi. Se è il miglior marcatore, ovviamente, vedete qui, io poi, vabbè, 38 gol, mamma mia, Dybala dietro, Insigne dietro, non so. E niente, quindi vorrei giocare con giocatori un po' più pronti, portarvi un progetto particolare, rompere l'egemonia del Real Madrid, del Barcellona, e comunque portarvi una fisionomia di squadra particolare, che poi vi dirò nel primo episodio, magari, una fisionomia di squadra, ok, sempre tenace, e di un po' difensiva da parte dell'Atletico Madrid come nella realtà, però cambiare qualcosina, renderla particolare. L'Ajax è bellissima come squadra, non mi piace molto il campionato, lì si tratta solo di far crescere i giovani. Ragazzi, voglio andare sull'Atletico Madrid, spero che mi supportate, mi raccomando, dovete supportare la prossima carriera come avete fatto per questa, anche di più, perché lì veramente la voglio fare al massimo, ora ho esperienza in questo FIFA 18, quindi mi raccomando ragazzi. Quindi, come vi ho detto, andiamoci a vedere nell'hub rosa un po' tutta la situazione. Allora, Mikai è cresciuto di più 2, un bel 78. Ciao Mikai, mi sei piaciuto un sacco. Occhio, se questo video raggiunge i 500 like, vi porto tutta la Champions League del Bari. Mi è venuta adesso in mente e potrei farlo. Mi raccomando, condividete questo video ovunque, lasciate mi piace anche di vostra nonna, del vostro cane, del vostro zio. Qualsiasi mi piace, dobbiamo arrivare a 500 mi piace. Poi abbiamo Berardi, vabbè, Ateboer, Henderson, Scalera anche che è cresciuto ma non l'ho utilizzato, Krešić fortissimo, Bani il nostro capitano, Capradossi che l'ho usato poco, Ferrari, Guidi, Conti, spettacolare, Merkel che ha dato il suo contributo, Barella che è diventato quasi un 80, poi Zanellato, grande giocatore, Teglio vabbè in prestito, Diakate, Navas che ragazzi è cresciuto di 9, veramente forte, Gil più 3, Oscar più 4, anche lui, vabbè, Corlu la mascotte. Tra l'altro ragazzi, molti giocatori si sono accordati con altre squadre perché non hanno rinnovato alcuni contratti, quindi potrebbe essere anche qualcosa di clamoroso in Champions League, però vediamo se raggiungiamo i 500 mi piace. Poi abbiamo Selk, raga, cioè che ve lo devo dire, preso a 18 milioni dall'Hertha Berlino, favoloso. Poi abbiamo Metz, Rajcevic che comunque ci ha aiutato, De Luca vabbè in presto, io Colano non abbiamo mai venduto ed è anche sceso. Che dire, è stata una carriera meravigliosa, ma inizieremo una carriera ancora più meravigliosa, diciamo così, con l'Atletico Madrid. Quindi mi raccomando ragazzi, tutti collegati, io vi saluto, forza vai ragazzi che ve lo dico a fare, noi ci vediamo in un prossimo video, ciao ragazzi!